Eccoci qua con il consueto post partita che torna in video dopo un po'. Mi sono un po' riattrezzato con il giusto treppiede, la giusta inquadratura, le giuste luci. Allora, Milan-Napoli 1-0. Al termine di una serata, non so come la pensate voi, piuttosto deprimente. Piuttosto deprimente, deprimente in primis per la divisa che avevamo. L'avevo già detto questa settimana quando è stata presentata, ci ho fatto pure un articolo. Va bene il marketing, va bene il business, va bene tutto, però deve esserci comunque qualcuno che onestamente dice sinceramente quello che pensa. Scendere in campo con una divisa grigia e nera sembrava di veder giocare l'Alessandria, piuttosto è stato piuttosto deprimente. Deprimente un po' l'atmosfera, deprimente un po' l'atmosfera nel senso proprio della partita che abbiamo visto. Il Napoli già in difficoltà di per sé, noi sulla linea delle ultime partite. Ultimamente le soddisfazioni che si dovrebbero avere con tutti questi risultati utili consecutivi, queste vittorie consecutive che stiamo facendo, ma se mettiamo insieme Napoli, poi precedentemente Udinese-Frosinone, vinto sì, ma senza alcuna gioia. Poi dopo i tifosi possono dire, ma chi se ne frega, l'importante è vincere. Certo, siamo un po' nella terra di nessuno, perché siamo molto saldi al terzo posto e va benissimo così. Resta il fatto che ho visto un Milan e anche un Napoli, ma il Napoli si sa, giù di corda. Troppa lentezza, tantissimi passaggi sbagliati, tantissimi errori, poco movimento senza palla, pochissime occasioni. Addirittura nel momento in cui è entrato è stato Florenzi un po' quello più attivo di tutti. Non mi piace, non sono soddisfatto di come stiamo giocando, bene che vinciamo, ma è tutto piuttosto deprimente. Primo calcio d'angolo al 13° del secondo tempo, non ci sono state praticamente ammonizioni, un paio, due, tre, se non alla fine, non c'è un uno contro uno, non c'è un dribbling, c'è un po' tutta la depressione della Serie A. Io continuo a dire che non è un campionato assolutamente allenante né bellissimo da vedere. Poi io vedo le partite sia lì che all'estero e non è sempre per fare i confronti, però è chiaramente un altro passo. Nel secondo tempo, secondo me, il Napoli comunque, se avesse pareggiato, non avrebbe neanche tanto demeritato, però al Napoli fondamentalmente è mancata la punta. È mancato Osimhen, ma comunque è mancato il finalizzatore, perché comunque qualcosa nel secondo tempo ha costruito. Noi abbiamo trovato il gol con l'unica azione, con l'unico tiro in porta, e abbiamo fatto un po' meglio l'inizio della ripresa. Poi avremmo potuto avere anche un altro paio di occasioni per chiudere, per andare sul 2-0, sì, ma comunque in generale resta una prestazione in linea con quelle contro Udinese e Frosinone piuttosto deprimente. Chiudo dicendo, a parte che non capisco perché Simic non faccia il titolare, dobbiamo sempre affidarci a Kjær, che per carità è un grandissimo gregario, un grandissimo professionista. Però cominciare anche a mettere Simic titolare, magari come poi è avvenuto verso la fine della partita. Una menzione per Gabbia, sono molto contento, soprattutto per quelli che lo criticavano senza che neanche che si fosse messo gli scarpini. Come vedete, Gabbia sta risultando uno dei migliori, perché veramente sta giocando molto bene e nessuno lo dice, ovviamente, perché tanto non si chiama Theo Hernandez o Leao o altri che sono sempre sotto l'occhio di bue. Gabbia grandissimo. Chiudo con l'Europa League, perché noi adesso andiamo a Monza, ma in mezzo avremo le due partite con il Rennes. Il Rennes non è il Real Madrid, ma sono andato a vedere i risultati del Rennes e ho fatto un po' di conti: 19 gol fatti, 6 subiti nelle ultime 9 partite, 9 risultati utili consecutivi e 4 vittorie consecutive tra campionato, Coppa di Francia, Europa League e tutto quanto. Dipende sempre in che momento prendi le squadre. Il Rennes lo prendiamo nel loro miglior momento, in questo momento qui, e credo che giocando così sotto ritmo, giocando con tantissimi errori fatti in questo modo, giocando così lenti, è la classica buccia di banana dove per giunta, in un'andata e ritorno, in uno scontro diretto, noi possiamo scivolare. 9 risultati utili consecutivi, uno stadio al ritorno che sarà carico perché si giocheranno la qualificazione in casa. E 19 gol fatti, 6 subiti, 9 risultati utili consecutivi, 4 vittorie consecutive, perché oggi hanno vinto 1-0 anche in casa delle Havre, hanno vinto 6-1 in Coppa di Francia l'altra volta,
hanno vinto due partite consecutive per 2-0, subiscono poco e sono un avversario di cui tener conto, anche se si chiama Ren. Per questo dico, leggo la prestazione, il nostro momento, al momento del Ren, incrocio le due cose, nonostante siamo noi favoriti, non vorrei scivolare sulla buccia di banana giovedì a San Siro, l'andata in casa, poi ci giocheremo la qualificazione là, io sarò sia giovedì a San Siro che in Francia, e speriamo bene, non voglio allarmare, però faccio una cernita, insomma, del momento in cui siamo. Ci vuole più velocità, più movimento senza palla, più personalità, più cattiveria e più risolutezza. Io in questo momento nel Milan di adesso non la vedo. Comunque va bene così, va benissimo così, siamo saldamente al terzo posto, andiamo avanti e speriamo di vedere un Milan migliore nelle prossime partite.